la vetrina delle idee. La tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio. Benvenuti alla vetrina delle idee, buongiorno a tutti, oggi torniamo a parlare di moda, torniamo a vedere se i lavori sono terminati, stanno continuando, che cosa sta succedendo al blocco 2A dove stanno insomma preparando per aprire un negozio aperto al pubblico e ci colleghiamo con Alberto Rimondi. Ciao Alberto! Buongiorno Moreno, buongiorno! Dunque, credo di cominciare a capire perché l'azienda si chiama 2A, è vero? Infatti, Alberto e Alessandro, infatti. Alberto e Alessandro, e questo dà il 2A. Alberto e Alessandro, ricordiamo, sono al Center Gross, al blocco 16, si occupano di moda e hanno deciso che quando rimangono i capi di campionario, le produzioni che se ne fanno un po' di più, hanno deciso che invece di stoccare agli stocchisti, hanno deciso di aprire una vendita dentro il blocco 16 al Center Gross aperta a tutti. Come stiamo andando? Allora, stiamo andando che ci stiamo praticamente strutturando nella parte posteriore che è adibita a magazzino, la stiamo tutta sistemando. E tra una decina di giorni saremo completamente operativi. Sto mettendo, stiamo mettendo a posto diverse cose che avevamo in giro e con un po' di pazienza, cercando di fare le cose al nostro meglio, quindi con le tempistiche dovute, le stiamo tutte sistemando. E io direi che i lavori procedono bene, direi che in breve tempo riusciremo ad essere completamente operativi. Completamente. Bene, praticamente per quelli che non sono esperti debbono dividere l'azienda, la 2A che produce, che è da un'altra parte e faranno il negozio invece con la vetrina proprio in bella vostra sulla via, giusto? Allora, in bella vostra sulla via c'è la roba della stagione che è dedicata ai negozi veri e propri. La parte riservata, diciamo, all'outlet, la parte riservata alla vendita delle, chiamiamole, rimanenze della stagione, perché abbiamo sia i capi invernali della stagione appena passata e sia i capi estivi della stagione scorsa, quelli praticamente non sono in una vetrina, però si possono tutti visionare all'interno del magazzino. Ah, allora avete cambiato, mettete... Sì. Dietro la vendita, giusto? Sì, la facciamo di dietro la vendita, Moreno. Ok, no, dopo sicuramente metterete cartelli, segnali, in modo che la gente quando arrivi, poi voi siete anche fortunati perché siete i primi, quindi nella facciata, nel fianco del blocco 16 potete scrivere e indicare tutti. Infatti stiamo anche pensando alle insegne più giuste da posizionare, per fare una cosa fatta proprio bene, in modo tale che si capisca esattamente le due realtà come sono. Da una parte quella destinata allo showroom, quella destinata ai negozi, quindi anche i negozi di Bologna e della provincia di Bologna, se vogliono venirci a trovare, possono venirci a trovare per i capi attuali di questa stagione, adesso abbiamo la roba estiva, invece le rimanenze, chiamiamole così, invece che venderle a uno stocchista, visto che sono capi molto belli, preferiamo prima contattare un pubblico privato. Perfetto, senti, e se qualcuno volesse venire, voi cosa fate? Li mandate via? Anche se non... ho visto che siete state lavorando ugualmente, potete dare qualcosa? Allora, adesso siamo ancora un po' indietro, però in qualche modo riusciamo a fare, in qualche modo, ecco, io sono sincero, io sono sicuro che siamo operativi al 100% tra una decina di giorni. Io pensavo francamente di fare molto prima, ma purtroppo gli impegni, una cosa un'altra, ti portano a fare quello che riesci, ecco, visto che non siamo in tanti a fare, a lavorare all'interno dell'azienda, quindi
fa quello che si riesce, ecco, diciamo. Alberto, io grandissima, siamo un'azienda piccola, ma siamo sulle serie. Sì, sì, sì. L'importante è fare le cose fatte bene, perché spesso per farle veloci, in fretta, poi dopo si fa solo della confusione, voglio dire, è meglio una settimana in più, ma quando si parte essere pronti. Comunque invitiamo le persone intanto ad andare a vedere, poi vi diranno. Sì, tanto andare a vedere dove siamo intanto. Tornate, se c'è qualcosa che vi piace ve lo tengono da parte, non ci sono problemi secondo me, infatti, perché li conosco bene. Infatti, se c'è qualcosa che le piace le teniamo da parte. I tagli, diciamo, ce ne sono diverse, quindi insomma si riesce a fare, secondo me, si riuscirà a fare secondo me un bel lavoro. E poi mi sembra che dietro sia più grande, eh? Sì, dietro molto bene, più grande. Farete uno showroom molto più grande. Sì, adesso ci stiamo attrezzando. E ti dico che domenica scorsa, sono stato qua a lavorare, a cercare di portarmi avanti. E quindi purtroppo ho due mani, quindi faccio quello che riesco, ecco. Penso che anche questo weekend lo passerai a lavorare, secondo me. Poi probabilmente sì. Infatti si vede la faccia che ho un po' provata. Ripetiamo, no? 2A Center Gross al blocco 16, non potete sbagliare, perché quando arrivate al blocco 16, a parte che sono i primi sulla destra, che il Center Gross viaggia a sensi unici, non si può assolutamente sbagliare. Siamo praticamente sulla testata del fabbricato. L'entrata, quella di sinistra, è riservata al negozio, l'entrata di destra invece faremo il magazzino dei prodotti che, diciamo, tra virgolette, sono rimasti. Bene, e che cosa avete pensato di fare? Adesso volevo dire alla gente che non vi aspettate una boutique, perché il loro intento non è fare una boutique, perché è un'altra cosa, lo ripetiamo ancora. Ogni anno si fanno i campionari, poi producono in base agli ordini che fanno i clienti. Se il cliente ordina 100 capi, solitamente, io lo so, scusami Alberto perché ho lavorato al Center Gross, se ne fa sempre qualcuno in più per il riordino, e se questo qualcuno in più, più i campionari non vanno via, solitamente si davano agli stockisti. Invece Alberto insieme ad Alessandro hanno pensato di fare una vendita dedicata al pubblico. Quindi questo è per dire, non è che andate e trovate una topaia, trovate un bell'ambiente, ma non vi aspettate la boutique di Via Indipendenza, insomma. Sì, sì, bisogna proprio dirlo, ecco, insomma, non è una topaia, però diciamo è un ambiente, tra virgolette, abbastanza confortevole, però si riesce a trovare più che altro quello che a uno interessa e a dei buoni prezzi, perché poi alla fine bisogna dirlo tutto, sono dei buoni prezzi. Esatto, quello che conta, quello che dovrebbe far venire la gente da voi è il prezzo, perché lì poi fate il prezzo alla metà della metà della metà alla fine, questi infatti, perché io penso una cosa, almeno io guardo come sono anche io come persona, io guardo sempre il rapporto qualità prezzo. Se un prodotto è buono, ha una buona qualità, di una buona fattura e ha un buon prezzo, allora io ci guardo, per qualsiasi cosa. Ho sempre fatto così, ho sempre lavorato così. Io vengo da altre realtà, ma alla fine ho sempre fatto commerciante, alla fine, quindi vedo come funziona. Ecco. La qualità non si discute, io l'ho vista. E senti Alberto, ti volevo chiedere, il sito internet che state facendo è dedicato ai vostri clienti, diciamo, partita IVA, oppure alle persone, alla gente, al pubblico che vuole venire? Allora, momentaneamente, in questo momento, oggi, 25 maggio 2022, è dedicato alle partite IVA, è dedicato. Poi, più avanti, vediamo come funziona tutto il discorso, lo svilupperemo anche per il cliente privato. Però momentaneamente è dedicato così. Noi vogliamo fare un passo alla volta, non vogliamo fare dei passi troppo lunghi. No, ma è bellissimo. Farete anche una pagina Facebook, che al limite invece di fare un sito internet, se fate una pagina Facebook è più veloce,
e secondo me raggiungerete anche più persone. Sì. A livello di pubblicità, senz'altro, Moreno, quello che mi indichi tu, poi te sei un professionista, quindi grazie. Voglio dire. Allora Alberto, siamo in chiusura, ti lascio dare tutti i riferimenti per venirti a trovare. Perfetto, allora noi siamo al Central Gloss, blocco 16, via dei Tintori, 2A distribuzione moda, siamo aperti al pubblico dalla mattina alle 9 fino alle 18, al sabato adesso quando saremo pronti partiremo alla mattina dalle 9 fino alle 13:30, poi se dopo qualche cliente chiama e mi dice guarda sto arrivando, per me non è un problema, ho sempre fatto così, la mia filosofia è questa, ho sempre aspettato il cliente che arrivasse da me perché mi sembra giusto offrire un servizio, poi se il cliente decide di acquistare qualcosa bene, se no ci siamo conosciuti, è stato sempre conoscere una persona nuova e non è mai una cosa brutta. Perfetto, io ti ringrazio, con voi ci rivedremo venerdì prossimo, auguro a te e a tutti i nostri ascoltatori una buona giornata. Arrivederci. Grazie Moreno, altrettanto, grazie. Buon weekend, grazie ancora. La vetrina delle idee, la tua azienda, il tuo negozio, la tua attività sotto i riflettori per parlare direttamente agli ascoltatori, per far conoscere ai consumatori i prodotti, le iniziative, le promozioni, le eccellenze del territorio.